Solo di qua, no, io non ho capito, ti assicuro che non l'ho capito. Cosa vuol dire. Luca da Cuneo, questo è un deficiente. Dai, no, Luca non ho da capito il senso proprio. Ma che ne so, sì, Luca. Mi sentite? Dimmi, Luca, dimmi. Allora, intanto, crucialmente ti volevo dire che gli animali si devono rispettare, che non sono oggetti. Ok, a cosa ti riferisci, Luca? A cosa ti riferisci? Che praticamente tu, Cruciani, vedi gli animali come se fossero delle sedie, degli oggetti. Non è così. Non ho mai detto una cosa del genere. Non ho mai detto, cioè, che un animale è come una sedia o come un oggetto. Ok, va bene, non l'hai detto. Va bene, l'hai detto. Ok, va bene. Sai i film, ascolta, no? adesso poi ti passo lo psichiatrico Angelo che ha ammazzato Cicavara assieme ad Aldo Moro. Non ho capito, chi mi passi? È fatto questo. Aspetta, lo psichiatro Angelo che ha ammazzato Cicavara assieme ad Aldo Moro, dice lui. Sì, sì, ma questo mi sa che sei tu. Cioè, voi non vi siete fatti cose brutte. Angelo, te lo passo. Angelo, sì, Angelo, fammi lo psichiatra. L'avete letto il mio libro che vi ho mandato via email? Sì, certo. Ogni giorno. Ce lo siamo fumato. Angelo, vi passo Angelo, aspetta. Sì, lo psichiatra. Grazie. Sentiamo. Parla Angelo. Come state? Sì, ciao Angelo. State bene? Sì, non c'è male. Ma dove, sì, da dove ci chiamate? Da quale clinica ci state chiamando? Da quale clinica? Beh, sì, ma beh, mi sembra, situazione disperata. Mi sembra di capire che abbastanza terribile. C'è un comunque problema, però, per carità, noi, siccome i psichiatri hanno detto che non bisogna utilizzare termini negativi quando si parla di psichiatria o cose di questo tipo, allora noi siamo molto attenti adesso, no, dato che ce lo consigliano loro. Allora, Luca, mi dicono, anzi, Nuto, se tu sei lo psichiatra, mi dicono che tu hai ammazzato Che Guevara insieme ad Aldo Moro, giusto? Sì, no, ma praticamente non ha voglia di parlare, però quello che ti volevo dire io... No, passamelo un attimo questo tuo amico, questo tuo collega di reparto. Dici della bomba in casa tua. La bomba in casa tua. Scusa, ma mi richiamate Luca e Angelo, questi due... Ma Luca e Angelo... Luca e Angelo, questi due, questa coppia da clinica psichiatrica un attimo, no? Perché sicuramente chiamano da un reparto. Francesco, Mantova, vai. Tony, buonasera. Dimmi. Avrei dovuto sborsare tantissimi soldi. In che senso? Scusa. Aspetta, fermo là, Francesco. Scusami, Luca? Ci sono di nuovo. Passami Angelo un po', un attimo. Te lo passo. Sì. Angelo, parla. Come state? Bene, come bene, state? Angelo, bene. Bene, Angelo, bene. Tutto, no, bene. Tutto bene. Senti, Angelo, ma è vero che raccontami è la bomba. Sì, racconta della bomba. Sì, ecco, sentiamo. Racconta della bomba. State attenti perché se vi becco va ammazzo io. Ma non ho capito che vuol dire. Oddio, che succede? Hai visto che è matto? Ma chi è? No, sanissimo, per carità. Nessuno. Hai visto che è matto? Te l'avevo detto che era matto. Te l'avevo detto che ti passava un matto vero stasera. Picche. Ma chi è? Che io non ti prendo per il culo. Sì, ma chi è? Grande festa palla. Proprio. Questo ti ha minacciato di morte in diretta. È tutto furioso. Non ti farà mai un cazzo, ok? Ma passami Angelo un attimo. Ripassami Angelo. Ma cosa fate? Vuoi riparlare? Vieni. Ma che fate, ragazzi, della vita voi? Noi fumiamo 100.000 sigarette al giorno. Non solo sigarette, però. Psicofarmaci, che si era no, capito. No, non ci fanno fumare le canne. Siamo in cima ad un monte, siamo. Ma dove siete, cari? Dove siete? Non te lo posso dire. È una clinica? È una comunità? È una comunità per autoritirato. Io ho minacciato un pedofilo. Tu hai? Una mannaia. Sì, vabbè. Passami Angelo. È una comunità? Non lo so. Angelo, vieni qua. Ma che fa? Angelo, di nome ma non di fatto. Autoritirato. Chi era un pedofilo? Chi era un pedofilo? Indovina, proprio tu. Sì, io sicuro, certo, 100%. Ma io non capisco perché vi lasciano il telefono in queste comunità e soprattutto perché vi fanno ascoltare la zanzara. Ah no, perché vi fanno ascoltare la zanzara non lo posso capire. Anzi, perché scusami, uno si immedesima Angelo, negli ascoltatori. Angelo, chiaro, sì, scusa sì, un attimo, sì, tu di quali reati sei colpevole? Sì. Io? Beh sì, parlavo con lei. Sì, che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto nella vita, diciamo, di male attività per finire in quel posto là dove pare che sei, in quel posto in montagna, no? Ammazzassero a te a fare il berubene, mannaia a te. Sì, poi? Ma che psicofarmaci prendete? Risata è proprio, che psicofarmaci non prendete? Sono tarati bene. Lui prende il Serenase e io il Risperidone. Non li conosco come psicofarmaci, ma... Il Serenase, dai, c'è anche in Deadpool un fumetto. Deadpool uccide Deadpool. Ma dove, certo in che località? In che località? Come mai sentite la zanzara? Cioè, che cosa è che vi piace di questa trasmissione? Mi piace che praticamente non ho un cazzo da fare. Io a casa non la sentivo la zanzara, avevo di meglio da fare. Quindi vi riconoscete nelle persone che chiamano sostanzialmente? Ma che cazzo ne sai te? Beh, ma siete due malati psicotici, con tutto rispetto, detto naturalmente, sì, no? Sì, 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 sì. Lui sono 3 anni che in cura, io sono...
12 anni che sono in cura. E infatti ascoltate la trasmissione e vi immedesimate delle persone che telefonano, a me è tutto chiaro per me. Io ho votato i Verdi. Vabbè, ma chi Verdi non, c'è, non beh, ci non sono, sono più, infatti, praticamente. Infatti hai votato qualcosa bene, che... No, cioè ci sono i Verdi, però... Ma scusa, sono... il tuo amico, ma che cosa ha fatto nella vita, diciamo, di bizzarro, di strano? Ma diciamo? Non si capisce bene, lui dice che ha ucciso una persona. Sì, può essere però, pure, insomma. Cioè non si capisce bene. E tu invece? E tu che hai fatto, un pedofilo? Io ho minacciato un pedofilo che mi ha fatto un pompino quando avevo 9 anni. Adesso questo è un altro discorso. Ma la verità, negli anni 90. Ma ho capito, conosce anche Peter Garraschelli, quello lì. Adesso può darsi Peter Garraschelli è un altro, sì, ho capito, di una storia di pedofilia. Può darsi pure che sia tutto vero, tutto ciò, Parenzo. Non è escluso che sia vera questa storia qua. No, no, no. L'unica cosa certa è che queste persone, sì, un po' disturbate, sì, ascoltano la trasmissione, quindi si riconoscono nelle persone che chiamano, li considerano al loro stesso livello, sì, e quindi entrano vorrei, in questo flusso. Vorrei un ultimo flash. Sono più intelligenti dei fascisti che chiamano. Sicuro, però. Sicuro. Vorrei un questo un piccolo potrei darle ragione un su piccolo questo. Flash di anni. Angelo vorrei, proprio un flash finale, sì, d'Angelo. Angelo vuole un flash tuo finale, vieni. Sì, una minaccia di morte. Di nuovo. Sì, una minaccia di morte. Ma qualunque cosa sia possibile, non insomma. Non necessariamente adesso. Sì, perché ma no, no, quello che gli viene, la prima una cosa che gli viene in mente, che non sia, come dire, di carattere. Una minaccia, scuoiarlo, qualcosa no, di... No, perché? No, per forza. Sì, no, di normale. La bomba, Angelo, tiri la bomba, no, Angelo, bomba, tira la bomba, tira la bomba. Sentiamo. Tira, racconta della bomba. Che è sta storia della bomba? Bomba a casa mia, digli, ti ammette questa bomba a casa mia. Ma perché gli devi suggerire tu? Ma faglielo dire lui di sua spontanea volontà, non gli suggerire le cose tu, Luca. Scusami. Oh. Parla Angelo. Parla Angelo. Angelo. Quello sarebbe Luca. Sì, Luca, dimmi. Allora dimmi, Luca. Angelo. 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 Vieni qua, che ti facciamo la pista. Vabbè. Ciao Angelo. Hai visto che ha minacciato anche me? Hai visto che mi ha minacciato ma pure che me? Bell'ambiente. Siamo, ma che bell'ambiente. Ma che bullismo, mi ha mandato anche botte, mandato. Ma che bullismo di che? Di ma cosa? Siete in due? Mandato botte, no, siamo in 40 qua dentro. Mandato botte perché ci sono insultato uno perché è testimone di Geova. Ma sono cos'è sto posto? Si può sapere cos'è sto posto però? È una clinica psichiatrica per autori di reato, una comunità. Ma scusi, ma com'è possibile che questa clinica psichiatrica si fa, si acconsenta non voglio ad ascoltare la radio? Non voglio, fermi tutti, fermi, no, fermi. Perché abbiamo la libertà vigilata, non siamo in galera. Ma è gravissimo che si possa ascoltare un programma diseducativo come questo, però. Scusa, però mi dicono. Dicono... Chiama il CSM, non chiamarmi a me. Sì, appunto, no, beh, per carità, avete chiamato voi, non è che abbiamo chiamato noi. Scusa, però voglio capire una cosa, Luca, mi sembra che sia un po' calabrese quello, mi suggeriscono. Angelo è calabrese? No, no, è piemontese, solo che parla in siculo per farvi paura. Ah, per fare, tu che sei invece? Un genio. Va bene, io ragazzi. Ho origini, sì, ho origini calabrese sarde, ma sono ligure. Passami un attimo, Angelo, voglio un flash. Scusa, mi sono innamorato. Angelo, vieni che ti vuole parlare. Mi sono innamorato, innamorato di te. Beh, adesso non esageriamo. Insomma, comunque. Luciani si chiama, innamorato di te. Luciani? Sì, ciao tesoro. Sì. Vive ciao. A Milano, eh? Ciao, vieni qua, vieni qua, vieni qua, che ti stavamo cercando. Che Bucerca, che cosa? Ma cos'è sta storia della bomba, scusa? La storia della bomba, com'è la storia della bomba? La bomba, com'è la storia della bomba? Non ho capito prima, la bomba. Luciani, vieni che te stavamo a cercare. Ciao, ciao, Angelo. Ciao, ciao. Per il tuo cervello, scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile.